Visita in Pilkington questa mattina per il ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo. L'esponente del governo Conte ha ascoltato le istanze delle delegazioni delle organizzazioni datoriali e di quelli sindacali in un incontro che si è tenuto presso la sala convegni dello stabilimento della zona industriale di San Salvo. Ad attendere all'ingresso dell'azienda sansalvese c'erano i lavoratori della Yokohama di Ortona che sono in attesa di capire quale sarà il loro destino. Noi chiediamo di fatto di essere riconosciuti come lavoratori e come azienda ancora spendibile sul mercato e quindi il supporto anche ad eventuali nuove realtà che vogliono avere degli interessi e vogliono manifestare un forte interesse serio per lo stabilimento di Ortona, per un rilancio per Ortona ma per l'Abruzzo. Il ministro ha avuto l'opportunità di recepire le problematiche lavorative abruzzesi e in particolare del Vastese. Quest'ultima si è espressa così. Gli interventi sono di diverso tipo, dagli investimenti che si stanno facendo e si stanno pensando per il Recovery Fund sull'Industria 4.0 e su tutto quello che appunto riguarda l'innovazione, del green e del digitale, che questo è importante. Dall'altra parte investire in competenze dei lavoratori, nelle politiche attive del lavoro come stiamo facendo per evitare che si perdano posti di lavoro. Quello dell'automotive è sicuramente uno dei settori più colpiti. Dei settori più colpiti, ma come sapete, il Ministro dello Sviluppo Economico ha istituito anche un fondo proprio per questo motivo all'interno del Ministero, proprio per rilanciare questo settore. Ovviamente, come Ministero del Lavoro, noi siamo pronti ad accompagnare tutte le misure che gli altri ministeri, ovviamente il Ministero dello Sviluppo Economico, mette in atto proprio per aiutare sia aziende che lavoratori a superare questo momento di crisi.